Dottor Spirito, credo che abbia materiale per una riflessione anche per Sì, fin troppo, illustrarci qualche diciamo. proposta. Fin troppo, fin troppo. Ma proverò, diciamo, a non annoiarvi dopo lunghe discussioni che, insomma, mi hanno consentito di prendere appunti e di raccogliere materiale che mi servirà a ragionare nell'arco non dei prossimi 90 giorni, dei prossimi 60, perché io devo presentare al ministro dal mio insediamento, quindi che è il 5 dicembre, vuol dire il 5 febbraio, il piano operativo, quindi sono 60 giorni, vacanze di Natale comprese, quindi insomma non c'è meno tempo rispetto a quel che si pensi. Però appunto bisogna capitalizzare il tempo che c'è e utilizzarlo al meglio. Ma insomma molti hanno detto, e io lo comprendo, che c'è un tema di stretta intercomunicabilità da un lato tra industria e porto e dall'altro tra città e porto. Partiamo da questo tema. Insomma, se l'industria deve andare all'industria 4.0 e almeno parte dall'industria 2.0, il porto sta al porto 0.0. Quindi voi capite, diciamo, che c'è un tema complesso che sta nella responsabilità dell'autorità portuale e degli operatori portuali, come proverò a spiegare, di percorrere una strada diciamo in salita, perché inevitabilmente bisogna recuperare non 4 anni di commissariamento, questo non, io non concordo. Io dico almeno 10 anni di ritardo, perché in realtà, diciamo così, l'ultima fase che ha conosciuto il porto di Napoli, diciamo, come componente dinamica per la città è la presidenza di Nerli. Dopodiché siamo entrati in un buco nero, quindi sono 10 anni che si sono persi, e voi capite che 10 anni non sono pochi. Non ho la bacchetta magica, come diciamo vi immaginate, neanche San Gennaro ha fatto il miracolo ieri, quindi insomma le situazioni sono complesse, però ovviamente il tema è mettersi al lavoro, mettersi in marcia. Il mio stile sarà uno stile partecipativo, perché poi lo impone anche la legge. La legge stabilisce che ci sia un organismo di partenariato nel quale l'autorità di sistema dialoga con le forze produttive della città sul tema, diciamo, della cucitura tra fabbrica urbana, metropolitana e fabbrica portuale. Ovviamente con le unioni industriali e le Confcommercio, che sono i soggetti rappresentativi dal punto di vista datoriale, diciamo, delle organizzazioni che lavorano nel sistema portuale, troveremo il modo per organizzare il partenariato. Abbiamo già avuto un momento, diciamo, di discussione congiunta, che era un momento di conoscenza. Dovremo strutturare nel mese di gennaio qualche incontro per digerire assieme il documento di piano operativo in modo tale che, insomma, sia discusso come la legge richiede. Insomma, il porto ha una situazione di enorme confusione. Direi è un sistema di archeologia industriale. Qui lo potremmo affidare al sovrintendente, diciamo così, perché la gran parte del porto è fatto di magazzini di età di inizio Novecento, fine Ottocento. Ma poiché non credo che questo possa essere il mio compito, perché sennò devo appunto cedere il passo al sovrintendente, il tema sarà come, nel rispetto delle leggi, delle regole, perché ovviamente poi alcuni sono effettivamente patrimonio archeologico industriale, ma altri sono, diciamo, manufatti cadenti, perché questo è quello che vedete se entrate nel porto. Si tratta di capire per quale ragione i concessionari che hanno in concessione anche questi manufatti cadenti non abbiano fatto nulla. Perché vedete, certo l'autorità portuale non ha fatto nulla in questi 10 anni. Le concessioni su questi manufatti cadenti risalgono a diverse decine di anni.
Allora io voglio capire, perché poi insomma io sono uno molto basico, diciamo così, non ho una grande, diciamo, fantasia, però cerco di essere concreto. Vorrò capire queste concessioni perché non hanno smosso nulla, e se non hanno smosso nulla le cambio queste concessioni, perché non è che il porto di Napoli può diventare luogo di feudalesimo moderno. Cioè la concessione è uno strumento che serve a realizzare degli investimenti e a gestire delle attività economiche, e la concessione è un patto nel quale da un lato si fanno le cose e dall'altro si garantisce il rispetto delle cose pattuite. E non possiamo palleggiarci su questo, io non l'accetto, lo dico con franchezza. I problemi reciproci, perché magari pure ci saranno, i problemi reciproci li affrontiamo, dopodiché il mancato rispetto dei piani industriali comporterà inevitabilmente, io lo dico prima perché così poi non scopriamo sgradevolmente dopo quello che farò, chi non ha rispettato i piani di investimento, per la parte in cui non l'ha rispettati, restituisce la concessione all'aspettabile autorità portuale, la quale rimetterà in gioco un capitale fisso che riguarda la città e lo Stato. Questo non è in discussione, perché il primo tema sul quale il ministro Del Rio mi ha dato un mandato, e lo ricordava il nostro moderatore all'inizio, è il tema di ripristinare legalità e ordine. Per me legalità significa rispetto delle regole, e la concessione è una regola, quindi laddove non c'è rispetto della regola, onestamente si comincia, diciamo, a ridiscutere la regola, perché bisogna ritornare nella legalità. Sulle merci c'è molto da ragionare, è ovvio che si parte da una situazione molto complessa, perché lo dico da anni, insomma, è una questione, io sono uno di quelli che, insomma, ha frequentato questo Circle Barnum della logistica per molto tempo. Allora, l'Italia è diventata una colonia logistica, no? Cioè, noi abbiamo chiacchierato dicendo che eravamo la piattaforma logistica del Mediterraneo, siamo diventati la piattaforma di altri, diciamo così, largamente, diciamo, del capitale tedesco, perché poi, insomma, se andiamo a guardare gli operatori che operano in Italia, insomma, sono quelli lì. Nei primi 10 operatori di logistica in Italia ci sono solo 2 imprese italiane, stanno al 6° e all'8° posto, quindi insomma c'è poco, diciamo, da... Quindi c'è un tema dove evidentemente hanno fallito anche gli imprenditori, no? Perché se la logistica è nelle mani degli imprenditori tedeschi, vuol dire che non ci sono stati imprenditori italiani, c'è poco da fare. E quindi bisogna che un po' ci si ragioni, diciamo, no? Ci sono dei limiti dei soggetti pubblici, delle autorità portuali, e che questo ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Ci sono stati evidentemente anche dei limiti da parte, diciamo, delle imprese che non hanno compreso che il mondo andava verso la logistica. Io cito un dato per capirci: il 20% del PIL della Cina è fatto da attività logistica. Il paese che cresce al tasso di crescita più alto, anche se ora, diciamo, con una velocità più bassa, ha investito, sta investendo nella logistica. La Germania ha preso competitività nei confronti dell'Italia perché è diventato il primo paese logistico del mondo, superando gli Stati Uniti e acquisendo DHL e Schenker. E noi, diciamo, stavamo lì, non abbiamo fatto niente, poi ci stupiamo che, insomma, le cose siano andate così. Insomma, quando non si fa nulla, inevitabilmente si va indietro, il mondo è fatto così. Sui passeggeri, molto schematicamente, insomma, è evidente che noi non possiamo accogliere 6 milioni di cittadini che vanno verso le isole con una struttura precaria come quella attuale. Allora, anche qua, io conosco, il ministro ha detto una cosa molto saggia per convincermi a venire a Napoli, che non era la mia destinazione scelta, lo dico con franchezza. Il ministro ha detto: guardi, lei è napoletano, ha superato la selezione, ma ha un grande vantaggio, manca dalla città da 30 anni, quindi lei da un lato conosce il linguaggio e quindi li capisce, dall'altra però non ha, diciamo, legami con le evoluzioni territoriali, quindi lei va, insomma, sereno per poter decidere, e si deve prendere questa responsabilità. Questa questione del molo Beverello e del progetto di Waterfront io la conosco, non è che non la conosca, perché ovviamente sono sempre attento alla mia città di origine, insomma, ecco.
Insomma, parliamoci anche lì chiaramente. Sulla questione del beverello c'è stata una contrapposizione tra la progettualità dell'autorità portuale e gli imprenditori. Se no non ci capiamo, no? Alcuni imprenditori che lavorano in questo settore hanno detto ci abbiamo un altro progetto e poi di fronte alla contrapposizione non è successo nulla. Perché se no non ci... perché è passato tanto tempo, no? C'è certamente un tema del piano regolatore che per carità... Ma quello secondo me è superabile. Non è quello il vero ostacolo. Il vero ostacolo è che Napoli è la città dei veti incrociati. Quindi di fronte ai veti incrociati, poi è evidente c'era un commissariamento, quindi non si decideva. Non è la mia attitudine. Poi, prendendomi le mie responsabilità, consapevoli che qualsiasi decisione io prenda ci saranno molti mal di pancia, perché non è che si può accontentare tutti, alla fine insomma bisogna sbloccare questa vicenda. Nel 2017, questa è la cosa secondo me irragionevole, ci vuole l'approvazione degli strumenti urbanistici necessari per poter avviare le gare dei lavori del, almeno del molo Beverello e se ci riusciamo del waterfront prima fase, perché ovviamente poi entreremo nel merito insomma così del dettaglio, dovremo coinvolgere in comitato di gestione che è l'organismo che affianca il presidente dell'autorità portuale e dove sono presenti la regione Campania, il comune di Napoli, il comune di Salerno e il direttore marittimo. Dovremo coinvolgere questo importante organismo che mi affianca nella decisione, però ovviamente questa decisione va assunta perché non ci possiamo permettere il fatto che arriveremo al 2019, per darsi un traguardo, a Napoli ci sono le Universiadi in estate, ci saranno gli ospiti, gli atleti che saranno probabilmente ospitati anche nel porto con le navi e presentare una città che è un cantiere, diciamo, no, almeno qualcosa dobbiamo averla fatta. Quindi non è che dobbiamo immaginarci che all'estate del 2019 abbiamo realizzato tutto il progetto, non c'è la possibilità. Però dobbiamo avere almeno inchiodato alcune parti che cominciano a partire, si fanno le gare, cominceranno i lavori e dovremo almeno realizzare, dico ragionevolmente, il pezzo di accoglienza al Beverello per le isole. Cioè, questo è il minimo sindacale. Poi dopodiché tutto il resto che si può fare è... Non è facile, cioè non è facile. Le procedure nuove, il nuovo codice degli appalti, è un codice complesso, non semplifica il quadro, lo rende articolato, diciamo ovviamente anche giustamente articolato, perché la legalità anche qui non è una passeggiata di salute, diciamo, no? Poi in un territorio come questo, e ovviamente io lavorerò con una doppia, diciamo così, gabbia di legalità che coinvolgerà da un lato la prefettura di Napoli e dall'altro l'ANAC, che sono istituzioni dello Stato e con le quali cercherò di collaborare per fare in modo che, diciamo, il processo di investimenti che è necessario sia accompagnato anche da un sistema di legalità adeguato e quindi per costruire nella legalità. E quindi poi fra l'altro la legalità è uno degli incentivi veri per dare sviluppo, perché senza legalità non c'è sviluppo. Cioè, è chiaro che gli investitori internazionali non verranno mai in un luogo, diciamo, incerto dal punto di vista del rispetto della legge e delle regole. Vorrei sgomberare il campo nel frattempo dalle discussioni inutili, e sul porto ce ne sono tante, io ne cito una sola che mi ha colpito, diciamo, in questa prima decina di giorni. Il tema era la delocalizzazione delle attività petroliere e gasiere. Ma per me la delocalizzazione significa una cosa semplice: spostare un'attività da un luogo all'altro. Allora ho detto benissimo, e dove vanno? Cioè dove li mettiamo? No, nessuno lo sa. E ho detto allora che ne parla fa? Cioè voglio dire, non è un tema che mi riguarda. Cioè se noi non sappiamo dove si collocano queste attività, vogliamo discutere di questioni oziose? Non credo. Allora, dobbiamo lavorare intanto per capire dove delocalizzare e quando abbiamo capito dove delocalizzare lavoriamo, perché sennò perdo il tempo, diciamo, non mi pare il caso. L'esempio che faccio ai miei collaboratori: ma per caso voi quando traslocate vi portate tutti i mobili appresso e non sapete qual è la casa dove dovete andare? Cioè non credo che funziona così, diciamo, nella vita di ogni giorno, e nel porto non può funzionare così. Quindi ovviamente bisogna lavorare per dare condizioni di sicurezza a quel lavoro,
che è un lavoro ovviamente diciamo delicato, soprattutto per la parte gasiera. È chiaro che dobbiamo essere sereni, che queste attività si svolgano in sicurezza, in massima sicurezza, e però bisogna garantire che questa attività economica sia inserita nel quadro del piano energetico nazionale, lo dice tante cose giuste, il documento fatto dall'Unione Industriali e della Confcommercio di Napoli, che ovviamente ho letto con grande attenzione. C'è un altro tema sul quale ci sfidiamo tutti, che si chiama concorrenza, perché insomma è sempre una delle grandi contraddizioni di questo paese, no? Tutti la reclamiamo, il problema è che dice ma il pubblico non vuole il mercato. Allora, benissimo, gli imprenditori vogliono il mercato e lo avranno, nel senso che ogni volta che io potrò utilizzare il mercato lo farò. La prima occasione è la scadenza della concessione sui servizi di manovra nel porto, metto a gara. Ci sarà il tempo, diciamo così, per ovviamente garantire la continuità, però metto a gara. E poi guardate, c'è un tema al quale richiamo tutti, perché poi altra cattiva abitudine nel nostro paese. Noi ci accorgiamo delle regolamentazioni comunitarie con un ritardo secolare, non annuale, secolare. Allora, non vedo alcuna discussione sul fatto che il 6 dicembre del 2016, qualche giorno fa, è stato approvato dal Parlamento europeo, con voto a larghissima maggioranza, il regolamento, cioè norma immediatamente esecutiva, chiamansi regolamento, norma immediatamente esecutiva, mentre la direttiva bisogna recepirla. Il regolamento è immediatamente esecutivo sui servizi portuali e sulla trasparenza delle autorità portuali. Il regolamento sui servizi portuali, che sarà sottoposto al voto del Consiglio dei Ministri dell'Unione, dopo il voto del Consiglio dei Ministri dell'Unione, è legge dello Stato, nostra. E lì ci sono temi di grandissima rilevanza sull'accesso ai servizi portuali, dove bisogna dimostrare al contrario che c'è il monopolio, perché la legge dice che c'è la concorrenza, il libero accesso. E se lo devi tenere il monopolio, glielo devi dettagliatamente spiegare. E poiché io credo che il libero accesso sia questione sulla quale insomma si può guadagnare efficienza, a meno che gli imprenditori mi spiegano che invece non è così, che invece il monopolio è un fatto buono, perché poi ormai siamo abituati ai più grandi sconvolgimenti culturali, diciamo così, no? Quindi questo tema andrà affrontato prima che accada, non dopo che accade. Nel senso che poi quando il regolamento sarà esecutivo, 3.40, e io spiegavo ai miei colleghi, guardate, il mondo sta cambiando, non domani mattina, quella è una direttiva, ci vogliono tanti atti. All'interno dell'azienda, all'inizio era deserto dei tartari, diciamo così. Poi ci sono state molte altre direttive, io continuavo a dire, guardate che ci si avvicina. Insomma, a un certo punto, ultimo campanello d'allarme, era il terzo pacchetto comunitario, si stabiliva la norma esecutiva, la prima norma esecutiva, liberalizzazione del trasporto merci, data 2007, eravamo attorno al 2003, guardate, 2007 accade, poi accadrà per i passeggeri, ma intanto le merci accade. Anche lì l'azienda, diciamo così, ma il sistema Italia non è che ha capito che veramente l'Unione Europea faceva sul serio, perché da noi pensiamo sempre, ma insomma sì, vabbè, poi troviamo l'aggiustamento. E diciamo, il governo italiano ha avuto, e credo ancora in piedi, una procedura per aiuti di Stato a Trenitalia sul trasporto delle merci. Poi dopo la normativa si è più liberale, con cui ci dovremo confrontare, e questo riguarda gli imprenditori di questo settore in tutta Italia. Secondo avvertimento, io direi che è bene che non ci facciamo del male nei confronti dell'Unione Europea, anche qui diciamo è bene che ce lo raccontiamo. Gli altri paesi, quelli concorrenti dell'Unione Europea, hanno fatto i loro investimenti prima dell'Italia, è un dato, e l'hanno fatto con fondi pubblici, la Germania, l'Olanda, insomma i grandi porti. Noi siamo arrivati un po' più tardi, nel fare gli investimenti un po' più tardi siamo così furbi che invece, diciamo così, di rallegrarci che le infrastrutture, anche se con ritardo, sono arrivate, per questioni di lotta tra imprenditori concorrenti all'interno di questo porto, noi abbiamo acceso un faro grande così dell'Unione Europea, dicendo siamo qua, siamo fuori regola, veniteci a prendere. Ora, io diciamo, il tafazzismo è una cosa che va di moda,
il farsi del male da soli è uno sport nazionale. Se vogliamo continuare così, io vi ricordo il secondo avvertimento che mi ha dato il ministro Delrio. Il ministro Delrio ha detto: lei si deve occupare di un'altra rogna, che è la procedura contro lo Stato italiano, che vale più o meno 52 milioni di euro. Caro dottore, quando arriverà la multa, se arriverà, ma lei farà in modo che non arrivi, io mi giro e l'attribuisco a lei, al porto di Napoli. E io ho risposto, non scherzando, al ministro: caro ministro, e io mi giro e l'attribuisco a quei farabutti che litigano, perché il porto di Napoli non pagherà le conseguenze di una lite tra soggetti che, voglio dire, si fanno la guerra tra di loro. Non ha né capo e né coda. Fra l'altro, se lo Stato italiano sarà soccombente, e non lo spiego, ovviamente farò di tutto perché ciò non sia, comincerà un faro che riguarda tutti i porti italiani, perché creiamo un precedente pericolosissimo che sarà un danno grandissimo per la comunità portuale nazionale. Quindi è bene che quel faro che si è acceso, grazie a persone che litigano tra di loro, si spenga, Perché finora l'Unione Europea continua a accendere il faro, perché c'è qualcuno che ancora si presenta, e non sono io, all'Unione Europea. Quindi è bene che proviamo a smorzare le luci e a fare meno casino, perché se poi, l'ho già detto all'Unione Industriali, gli operatori del porto di Napoli vogliono lavorare con gli avvocati e non vogliono lavorare con i portuali, io mi attrezzo con gli avvocati dello Stato, lavoreremo. E voglio dire, sono convinto che alla fine sarò più robusto degli avvocati privati. Quindi, se la vogliamo mettere sulle carte bollate, non mi piace, ma mi attrezzo. E dopodiché faccio del male. Quindi, lavoriamo per lo sviluppo e non lavoriamo per il contenzioso. Anche qui, libera scelta. Cioè, avete il tempo delle vacanze di Natale, tutti quanti noi, anch'io, per pensarci. E dopodiché vedremo di confrontarci, spero, sul fronte dello sviluppo, non sul fronte del tribunale. Se no, ci vedremo lì.